Tra i fabbricati a servizio dell'impresa agricola, particolare importanza rivestono le costruzioni destinate ad attività strumentali alla produzione, quali la protezione delle piante, la conservazione dei prodotti e delle scorte, il ricovero delle macchine e degli attrezzi. Le strutture accessorie all'azienda, destinate a ricoverare scorte e arnesi, hanno assunto nel tempo un'importanza via via crescente, soprattutto a seguito del progresso scientifico e tecnologico che ha portato negli anni a un'evoluzione della gestione dell'attività agricola. Parallelamente, lo sviluppo dell'impresa ha portato a utilizzare strutture esistenti che non sempre risultano idonee a ospitare le scorte e le attrezzature a servizio dell'azienda e che richiederebbero una migliore sistemazione strutturale e tecnologica per ridurre gli eventuali rischi che possono derivare dal loro utilizzo. Le nuove tipologie costruttive permettono oggi la ristrutturazione di edifici esistenti o la realizzazione di nuovi fabbricati con tutte le caratteristiche idonee allo scopo, eliminando o attenuando notevolmente i principali fattori di rischio per la sicurezza sul lavoro. Diciamo che l'ammodernamento delle aziende prende piede comunque nella pianura piemontese, in quanto le aziende sono datate, quindi hanno bisogno col passare degli anni di disporre degli ammodernamenti. Grazie anche al PSR vengono dati degli incentivi alle aziende per poter mettere sia a norma le varie strutture sia per renderle più efficienti per i loro lavori che devono andare a svolgere e soprattutto farlo in sicurezza. L'azienda si trova nel comune di Scarnafigi, provincia di Cuneo, e tutta quanta incentrata sulla frutticoltura ed occupa una superficie di 25 ettari. Noi siamo in due fratelli conduttori dell'azienda. Nostro padre è venuto ad abitare a Scarnafigi e ha rilevato l'affitto di questa azienda dall'ordine mauriziano nel 1967. All'inizio era più incentrata sulla zootecnia questa azienda, poi con l'avvento di noi due figli l'abbiamo convertita completamente alla frutticoltura. Nel 2009, poi nell'anno in cui abbiamo rilevato l'azienda, è uscito anche un PSR. Noi abbiamo approfittato di questo PSR per rimettere un po' in sesto i fabbricati, i magazzini, stalla e quant'altro, per riconvertirli tutti quanti a magazzino per i mezzi meccanici. Questa qui è la struttura più antica dell'azienda, che verrà poi ristrutturata in seguito, mentre più avanti troviamo la parte che faceva sempre parte dell'antica struttura, che però è già stata riammodernizzata. Vediamo che sono state recuperate la parte di struttura sottostante, quindi pilastri mattoni, ed è stato posizionato nella parte alta la nuova copertura in legno. Le tamponature laterali sono sempre i mattoni, poi è stata intonacata di classico calcestruzzo. Per un'azienda frutticola è sicuramente importante avere delle strutture per il ricovero attrezzi, perché non dimentichiamoci che l'azienda frutticola è quella più, forse più strutturata assieme a quella zootecnica a livello di attrezzature, per cui avere un ricovero è sicuramente una cosa importante, forse addirittura una cosa indispensabile. Tutte le cascine dell'ex ordine mauriziano sono soggette a un vincolo paesaggistico, per cui bisogna usare certi criteri nel ristrutturare. Ma la scelta costruttiva è stata legata per mantenere una caratteristica di ruralità del territorio, senza andare a stravolgere con materiali più moderni e di peggiore impatto magari ambientale. Una struttura del genere moderna, con le nuove soluzioni tecniche più adatte, nel contempo però mantiene quindi un livello di classicità del territorio. Noi abbiamo seguito questo tipo di indicazione anche per una propensione nostra a seguirlo, non soltanto perché la legge ci vincolava a certi accorgimenti. Tra le caratteristiche principali, quindi, si può partire con l'illuminazione, che deve essere adeguata alla struttura e alle lavorazioni che devono essere fatte all'interno, quindi movimentazione di scorte, di macchinari e anche soprattutto nella fase di aggancio, sgancio e posizionamento dei macchinari, che devono essere svolti in sicurezza. Lo stesso la ventilazione deve essere adeguata, quindi per poter allontanare le polveri che si sviluppano all'interno, i vapori, soprattutto per le fasi
durante le quali il motore rimane acceso per attacco o sgancio di macchinari. Inoltre la pavimentazione deve essere liscia, omogenea, ben livellata, eventualmente anche impermeabile per poter raccogliere degli sversamenti accidentali, soprattutto di oli o benzine varie, e deve essere, come ho detto prima, livellata bene, soprattutto per quanto riguarda i fienili, dove l'accatastamento dei balloni di paglia, complice anche il fatto la loro differenza, diciamo, di pressatura, una variazione di umidità, viene accentuato il rischio di caduta se la pavimentazione non è ben livellata. Nel caso ancora specifico dei fienili è opportuno avere la ristrutturazione di capannoni esistenti per disporre, se non sono presenti, le tamponature sui tre lati in modo da contenere questo rischio di caduta e nel contempo inserire tra i pilastri, soprattutto per i piani alti, delle funi d'acciaio che servono a contenere quindi le balle di fieno, soprattutto nelle movimentazioni in fase di prelievo o accatastamento. Per quanto riguarda i costi, ci sono diverse tipologie di costi, naturalmente in base a cosa l'azienda va a realizzare, nel senso che si parte da 80-90 euro al metro quadro per una tettoia, diciamo, molto semplice e chiusa su tre lati, si arrivano fino a 250-300 euro al metro quadro per strutture in cemento armato o prefabbricate. Con gli anni, visto che insomma abbiamo anche un mutuo particolarmente gravoso, quindi andiamo abbastanza coi piedi di piombo a ristrutturare, siamo arrivati a praticamente una ristrutturazione, diciamo, del 50-60%. Sicuramente gli interventi, le aziende agricole provano ad accedere al piano di sviluppo rurale, che in questo senso gli permette di accedere a una domanda di miglioramento dove gli viene, a seconda della tipologia aziendale, gli viene rendicontata e restituito un 40% in conto capitale. Oltretutto, se si tratta di interventi di ristrutturazione, quindi non di occupazione di nuovo suolo, l'azienda ha anche un punteggio prioritario, quindi diciamo che la ristrutturazione su questo PSR è stata è premiante da quel punto di vista. Diciamo che sono anche sensibili su questi interventi da fare, anche perché comunque viene in primo caso la loro sicurezza. Quindi è vero che sono magari interventi che richiedono quindi degli accorgimenti più particolari e magari anche un intervento economico più alto, diciamo che però se ne viene poi ricavati col tempo per un'agevolazione di lavoro e una sicurezza per la loro attività lavorativa.